Sei un fenomeno da baraccone, io mi vergognerei, Capriotti senza pietà contro la Cipriani. In foto, credits, Frezza la fata, IPA. Lite furibonda all'Isola dei Famosi tra Cecilia Capriotti e Francesca Cipriani. Reduce da una settimana particolarmente difficile, quest'ultima ha approfittato dell'arrivo delle telecamere per attaccare la collega. Infastidita dal fatto di essere stata piantata in asso nel bel mezzo di una discussione da Cecilia che preferiva non essere ripresa, Francesca ha raccontato a Paola Di Benedetto e Rosa Perrotta alcuni pettegolezzi sul loro conto. Non voglio rivolgerti la parola e adesso inizio a parlare. Di te ha detto che sei bellissima, ma non sai di un cao, rivolta a Paola Di Benedetto, NDR. Voglio andarmene a casa, mi sono rotta le palle. Non l'hai detto? Lo giuro su mia mamma che ha avuto un infarto. Non ne posso più, mi avete rotto. Di fronte alla telecamera vi mostrate in un modo e appena le telecamere non ci sono, parlate alle spalle degli altri. Quando Cecilia Capriotti ha perso le staffe. A quel punto Cecilia ha perso le staffe e ha insultato la collega, rivolgendosi a lei con termini pesanti, non l'ho mai detto e tu, Francesca, semini solo zizzania. Fai finta di sentirti male così avrai lo zucchero e la pasticca come tutti i giorni. L'attrice mancata. Di Paola ho detto che ha un volto bellissimo e tu stai raccontando il contrario. Non possiamo frequentarci Francesca, né essere amiche. Mi vergogno. A stare con te in giro mi vergogno. Sei un fenomeno da baraccone. Paola Di Benedetto appoggia Francesca. Paola ha dimostrato di credere alla versione della Cipriani. Sostiene sia una ragazza vera, contrariamente alla Capriotti che ha rivelato di credere che perfino i suoi malori fossero costruiti ad arte. Tra le due, la modella e nuovo flirt con Francesco Monte, ha preferito credere a Francesca, Francesca l'ho conosciuta e non è una che mette zizzania. Cecilia, per quanto possa essere simpatica, spesso fa buon viso a cattivo gioco. Sono dell'idea che se Francesca ha detto queste cattiverie è perché le ha sentite.